amministratore delegato della Ferretti Group SpA, che rappresenta uno dei leader nella cantieristica di lusso e da poco tempo si dedica anche alla difesa e alla sicurezza, che certamente conosce come tali fenomeni influiscono sui mercati mondiali. Insieme al territorio e alle imprese, e cosa vivono i piccoli imprenditori e le aziende che stanno internazionalizzando le loro produzioni e i loro mercati, lo spiegherà Merigo Varotti, vicepresidente della Camera di Commercio Pesaro-Urbino e direttore generale Confcommercio Pesaro-Urbino, mentre il consigliere regionale Mirko Carloni ci spiegherà cosa sta accadendo tra i marchigiani. Una lettura accademica dell'evento dal punto di vista sociale e delle giovani idee. Onorevole Angelino Alfano, di venire a presentare il suo libro, ma soprattutto di spiegare cos'è questo califfato e che in che modo la violenza a cui purtroppo stiamo assistendo può essere fermata. Prima di lasciare la parola al mio presidente dell'Associazione Centro Studi Economia e Territorio, Jacopo Frattini, vorrei pregarvi di lasciare le vostre mail, così da potermi informare sulle nostre iniziative. Oppure potete andare sul nostro sito www.centrostudieconomiaeterritorio.it ed iscrivervi alla newsletter. Un personale grazie all'assessorato alla cultura e all'assessore Stefano Marchigiani che ha reso possibile questo evento e che ci ha sopportato tutti questi giorni. Alla mia presidente, Katia Amati, la presidente della Fondazione Teatro della Fortuna di Fano, che questa sera ha una prima nazionale con Venere in pelliccia, con Sabrina Impacciatore e Walter Malosti, che andrà in scena venerdì, oggi, sabato e domenica, che ci ha ospitato. Adesso ringrazio tutti, passo la parola al mio presidente Jacopo Frattini. Buonasera a tutti, grazie a tutti per essere presenti qui questa sera. In qualità di Presidente dell'Associazione Centro Studi Economia e Territorio volevo ringraziare per la vostra partecipazione, ma soprattutto volevo ringraziare le autorità civili e militari presenti in sala, il signor Prefetto, il signor Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, il Comandante del Porto di Pesaro, il Comandante Provinciale della Polizia Stradale e il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco. Ma soprattutto ci tenevo a ringraziare personalmente i relatori che hanno accettato il nostro invito e che ci forniranno un illustre parere su questo tema di estrema attualità. Ma perché abbiamo deciso di affrontare questo tema? Beh, durante i primi appuntamenti, durante la fase di programmazione del 2016 del Centro Studi, insieme al Comitato Scientifico, abbiamo iniziato a snocciolare quelle che potevano essere le argomentazioni più interessanti. Abbiamo cominciato a prendere, a toccare con mano quelli che potessero essere gli argomenti più interessanti, più innovativi. Beh, alla fine finivamo sempre per parlare di terrorismo. Allora ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto, beh, parliamo di terrorismo, sfatando quasi un tabù. Allora siamo entrati dentro a questa argomentazione, ci siamo entrati proprio dentro, a fondo, proprio come se fossimo dei medici con il bisturi, per prendere ogni piccola parte e analizzarla in maniera autentica, vera. E lo abbiamo fatto chiamando appunto questi relatori che ci forniranno sicuramente un'interessante prospettiva, un'interessante angolatura. Ma innanzitutto stiamo parlando di una guerra diversa al passato, rispetto alle guerre che abbiamo visto nel precedente secolo. In questo conflitto non ci sono ambasciatori che portano manifestazioni belliche, qui abbiamo terroristi che si fanno esplodere, non si fanno esplodere nei luoghi culto della politica, non si fanno esplodere nelle sedi delle istituzioni, si fanno esplodere nei luoghi cardine della nostra vita quotidiana, si fanno esplodere nei luoghi che rappresentano il nostro svago, nei bar, nelle metro, nelle stazioni. Quindi questo è un attacco diretto al nostro modus vivendi, alla nostra quotidianità, per cercare di creare paura. Ma noi questa sera la paura la vogliamo togliere, perché parleremo soprattutto di futuro, parleremo di libertà, parleremo di diritti. Chiamo qui sul palco per portare il suo personale saluto il sindaco di Fano, Massimo Seri, che ringraziamo per
aver collaborato con noi alla realizzazione di questo importantissimo convegno. Grazie Sindaco. Grazie, buonasera a tutti. Sono onorato di portare il saluto della città che onoro, che ho l'onore di rappresentare agli illustri relatori, al ministro Angiolino Alfano, al magnifico rettore dell'Università di Urbino, agli amministratori Galasse e Amerigo Barotti, che rappresentano il mondo produttivo. Ma consentitemi anche un sentito ringraziamento al ministro Angiolino Alfano per la sua presenza nella nostra città, che non è la prima volta, penso sia la quarta o la quinta volta che viene qua, e quindi è un segno di attenzione. Ma lo voglio ringraziare anche come sindaco, perché si è prestato per alcune questioni che riguardano la nostra città, e anche pubblicamente ho piacere di ringraziarlo per questa attenzione. Un ringraziamento anche a chi ha promosso questa iniziativa, l'associazione Centro Studi Economia e Territorio, la Fondazione De Gasperi. L'occasione è la presentazione di questo libro, ma in realtà diventa un'occasione di riflessione su un tema che tocca a tutti e che porta a tutti quanti a forte preoccupazione. Stiamo attraversando un momento difficile di crisi economica da diversi anni, io direi anche di crisi di valore, dei sistemi internazionali, e sappiamo benissimo che quando si parla di crisi, dietro ogni crisi ci sono le paure. La crisi è foriera di paure. Allora, non a caso, il titolo del libro parla che la paura non rende liberi. E quando la paura prevale, siamo noi stessi alcune volte che limitiamo le nostre libertà. Se penso alla paura verso la criminalità, limitiamo magari gli spazi e luoghi da frequentare, limitiamo le uscite in determinati orari, ma se parliamo di paura del terrorismo, come in questo periodo, magari cambiamo i nostri stili di vita, le nostre abitudini, cambiamo magari il nostro luogo delle vacanze. Non mi stupisce che chi vive quotidianamente queste tematiche, come un ministro degli interni, decida di fermarsi per una riflessione scritta da portare all'attenzione dei lettori, come in questo caso ha fatto l'onorevole Alfano. E concordo con lui quando scrive che la paura è un sentimento connaturato all'uomo, dal quale non bisogna farsi sopraffare. E di fronte agli atti di violenza a cui abbiamo assistito negli ultimi periodi, anche nelle settimane scorse, nei giorni scorsi, questo rischio è fortemente alto. Ma cosa ci troviamo di fronte? E dobbiamo essere consapevoli di questo. Abbiamo di fronte delle organizzazioni armate di un'ideologia totalitaria, che ha la religione come pretesto per uccidere ogni forma di pluralità, di cancellare ogni diversità, magari negare l'individualità. E hanno, dal mio punto di vista, un obiettivo. E quell'obiettivo è l'ideale democratico di una società libera, perché fondata sul diritto che ogni cittadino ha. Il loro obiettivo è fare in modo che la società si chiuda in se stessa, si divida. E quando subentra la paura porta a dividersi e magari a fare guerra con noi stessi. E questa è la vera preoccupazione che noi dobbiamo contrastare ed è la sfida che dobbiamo vincere. Come avviene anche con la vicenda dei profughi. Io qui, Ministro, devo ringraziare, devo esprimere anche un plauso per il lavoro importante che il Governo sta facendo e dove anche i nostri territori fanno la loro parte, perché sappiamo benissimo che ogni comune, anche in questa provincia, vedo qui il prefetto che ci chiama spesso al nostro dovere, hanno risposto con sensibilità. Però anche queste occasioni portano a preoccupazione, portano a divisione, portano ad agitazione anche nei nostri territori. Non dobbiamo dimenticare che parliamo di persone che fuggono da violenze, da persecuzioni, verso il quale va una sensibilità e un'attenzione. È un saluto, ma solo alcune pillole di attenzione anche per i relatori che verranno. Noi dobbiamo essere consapevoli che l'Europa sarà un continente multirazziale, dobbiamo farcene una ragione anche se molti magari non lo vogliono. Occorre prepararsi e preparare il futuro. Già parlare di integrazione, e lo sappiamo, queste sono anche la nostra realtà, una realtà attenta all'integrazione, passa per due modelli, che è quello dell'assimilazione come modello francese o quello multiculturalismo come il modello inglese.
E noi qua dobbiamo fare chiarezza una volta per tutte, capire cosa vogliamo e come vogliamo affrontare nei nostri territori, nel nostro paese, l'integrazione. L'integrazione si attua con il metodo della negoziazione, vale a dire tu puoi conservare la memoria dell'identità storica, culturale d'origine, e noi italiani lo sappiamo benissimo. Se andiamo in giro per il mondo vediamo tante associazioni, io stesso sono figlio di quella storia italiana. Ma con chiarezza dobbiamo dire che chi viene deve accettare il nostro sistema e le regole di casa nostra. La nostra Costituzione è la base della convivenza civile e pacifica e garantisce diritti, anche quello della libertà religiosa, e impone dovere di essere un buon cittadino rispetto del prossimo e delle leggi di convivenza. E secondo me sono questi gli elementi importanti su cui dobbiamo fondare anche le nostre attività. E un ministro come un sindaco non si tolgono mai la giacca della loro funzione, della loro rappresentanza, e allora rappresento un territorio, una città, la terza città delle Marche, e mi sento anche di rivolgere un invito, un'attenzione al ministro verso questo territorio per tutto quello che riguarda le forze dell'ordine, che pubblicamente voglio ringraziare per il lavoro straordinario che fanno. Mi fanno spesso sotto organico, con tante difficoltà, e un sindaco lo sa benissimo, e allora questa è un'occasione ghiotta per me per esprimere questo pubblico plauso, ma nello stesso tempo richiamare l'attenzione e la sensibilità, magari rimpinguando gli organici, perché lo voglio dire, questa è la terza città delle Marche che ha un piccolo handicap, non è capoluogo di provincia, ma è più grande di tanti altri capoluoghi della nostra regione. Ma le esigenze, le preoccupazioni sono forti come nelle altre realtà, anzi in alcuni casi anche maggiori. Quindi ecco, nel ringraziarla per la sua presenza, per il lavoro che sta svolgendo, mi sentivo anche di rivolgere questo appello e questo invito. Grazie ancora e buon lavoro, Ministro. Grazie al sindaco di Fano Massimo Sieri per le sue belle parole e per il suo personale contributo. Ma cosa può fare la cultura per contrastare il terrorismo? Lo chiediamo direttamente al magnifico rettore dell'Università di Urbino, professor Gilberto Stocchi, che ci fornirà un punto di vista illustre ma soprattutto dettagliato. Prego, rettore. Grazie, buonasera a tutti. Saluto il ministro Angelino Alfano, tutte le autorità, tutti presenti. A dire il vero, signor ministro, io ho ricevuto questo invito qualche giorno fa, quindi non ho letto il libro, però il titolo è davvero significativo perché afferma una verità. E allora in questi pochi minuti vorrei fare alcune riflessioni, partendo da una convinzione personale, cioè io credo che ogni uomo, la propria vita, al di là del luogo in cui è nato, cresciuto ed educato, al di là del proprio credo, desideri crescere nella verità. Cioè il desiderio di crescere nella verità è iscritto nel cuore dell'uomo. Ora questo è un punto importante, ovviamente parte da una convinzione personale, che però trova un riferimento che mi ha sempre molto stimolato. C'è un passo al capitolo 8 del Vangelo di Giovanni dove Gesù dice: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ora questa cosa mi ha sempre molto stimolato la riflessione, ci stimola la riflessione, tant'è vero che il titolo di questo libro è Chi ha paura non è libero. E allora vorrei fare un altro riferimento, prima di fare alcune considerazioni, ad un altro testo biblico, ed è il libro di Daniele, al capitolo 13. È un capitolo un po' lungo, non lo leggo tutto, ma solo le parole introduttive per dare il senso della riflessione. Abitava a Babilonia un uomo chiamato Joachim, il quale aveva sposato una donna chiamata Susanna, figlia di Chelchia, di rara bellezza e timorata di Dio. I suoi genitori, che erano giusti, avevano educato la figlia secondo la legge di Mosè. Joachim era molto ricco e possedeva un giardino vicino a casa, ed essendo stimato più di ogni altro, i giudei andavano da lui. Riassumo questo brano che sicuramente molti di voi conoscono. In quell'anno
vengono due anziani nominati giudici del popolo, e questi anziani visitavano la casa di Joachim e videro Susanna che con delle ancelle si apprestava nel giardino a fare il bagno. I due anziani, presi dalla passione, si allontanano le ancelle, sorprendono Susanna e dicono: noi siamo presi dalla passione, concedici a noi. Lei ovviamente si trova in una situazione difficile, dove forse il termine paura è solo un'indicazione di uno stato, di una reazione, e in sé dice: ma se io cedo sicuramente vado contro le cose in cui credo e anche nella sua fede, e quindi si in un qualche modo non si concede a loro proprio per condannarla, dicono di averla vista insieme ad un giovane, e questo viene testimoniato di fronte a tutto il popolo. Secondo la legge di Mosè viene condannata alla lapidazione. Ora, mentre viene accompagnata per essere lapidata, il Signore suscita in un giovanetto lo spirito, quale dice: io non sarò tra coloro che si macchiano di questo sangue. Il popolo si accorge che è successo qualcosa e praticamente lo interroga, dice: cosa vuoi dire? Dice: ma non vi siete accorti che queste due persone inique hanno detto il falso? Dice: voi accompagnatele separatamente e io le interrogerò. E allora separatamente arrivano e questi due vengono interrogati. Dice: ma se tu hai visto Susanna con un giovane, sotto quale albero l'hai visto? E uno gli risponde: sotto un leccio. Poi arriva l'altro: sotto quale albero? Sotto un lentisco. Ecco, appare la menzogna, la falsità. Quindi il popolo condanna i due giudici a morte, e attraverso la verità si ripristina una situazione di armonia. Quindi nella verità è un valore grande. È chiaro che quando noi parliamo di verità, questa verità si scontra con la fragilità dell'uomo, e in questa fragilità c'è la libertà dell'uomo, che anche in questo caso è un dono, ma anche una responsabilità. Allora, andando oltre e cercando anche di dare una risposta alla domanda che mi è stata posta, lo scenario che noi avremo di fronte nei prossimi anni, non solo in Italia, ma a livello europeo, sarà una società multiculturale. Quindi sarà necessario, per rispondere alle preoccupazioni che venivano richiamate anche dal sindaco, educare tutti al rispetto dell'altro. Quindi il rispetto dell'altro è fondamentale, perché diversamente è difficile pensare ad una società che possa continuare a vivere e svolgere le proprie attività. Allora, lo scenario che è di fronte è uno scenario che a mio avviso ci trova impreparati. Cioè, già in Italia, dove abbiamo un numero così elevato, ma comunque significativo, di non italiani, i problemi si evidenziano e in un qualche modo si delineano. È chiaro che nell'ambito accademico dell'università quel luogo diventa un luogo ideale per educare l'altro al rispetto. Io ho deciso di continuare come rettore a fare lezione, e quando insegno la laurea magistrale c'ho un tunisino, uno spagnolo, un russo. Ecco, la situazione che si andrà a delineare nel prossimo futuro sarà una situazione che vedrà la nostra società sempre più multiculturale, dove siamo chiamati al rispetto dell'altro. Ma il rispetto dell'altro non può prescindere dalla nostra identità e dall'identità di ciascuno. E qui forse questo libro, che io mi prendo l'impegno, signor Ministro, di leggere,
immagino che sicuramente andrà a toccare un problema centrale, perché se noi osserviamo la dinamica di diverse situazioni che non si sono solo delineate nel nostro paese, ma a seguito di tante cose, migranti, la situazione diciamo ancora più drammatica del terrorismo a livello europeo e a livello internazionale, cioè si può anche osservare che la coscienza dell'uomo è un po' assopita, cioè di fronte ad una serie di problematiche emergenti c'è sicuramente l'intervento di alcuno, ma c'è anche l'indifferenza di molti. Allora, questo significa che il lavoro importante passa davvero attraverso la cultura. Il luogo, sicuramente tutti gli ambiti della cultura, ma quello dell'università diventa un luogo davvero importante. Pensate che a partire dall'inizio degli anni 2000 sono oltre quasi 4 milioni di studenti Erasmus che abbiamo messo in movimento tra i vari paesi, e entro il 2020 saranno 7 milioni e mezzo. Ecco, nella cultura dobbiamo investire, signor Ministro, dobbiamo investire perché, dicevo prima che ieri aveva avuto la visita del Ministro Stefania Giannini e ricordavo al Ministro, anche se il Ministro era corrente ovviamente di questo, che il nostro Paese registra una situazione di difficoltà se confrontiamo le risorse dell'Italia rispetto a quelle della Francia, della Germania e di altri paesi europei. Allora, questo titolo secondo me tocca un argomento centrale. Io immagino, leggendo questo libro, che il signor Ministro ha voluto sottolineare un aspetto centrale, attuale, che riguarda ciascuno di noi. Sicuramente sarà uno stimolo verso una coscienza assopita, dove effettivamente questo vale per tutti, a partire anche da un rettore, dove la paura ovviamente non ci aiuta a crescere nella verità. Chi cresce nella verità si libera dalla paura. Allora questo lavoro è un lavoro importante, un lavoro che va fatto tutti insieme, a tutti i livelli. Perché è necessario questo? Per consegnare davvero alle prossime generazioni una società più sicura, dove soprattutto nei giovani deve essere viva la speranza nel futuro. Grazie. Grazie al rettore dell'Università di Urbino Gilberto Stocchi, grazie per il suo intervento. Ma quali sono le conseguenze degli eventi terroristici degli ultimi anni nel nostro sistema produttivo? Quali sono state le conseguenze per le aziende e le imprese del nostro territorio? Lo chiediamo direttamente al vicepresidente della Camera di Commercio di Pesaro Urbino, Cavalier Amerigo Varotti, a cui cedo la parola. Grazie. Ringrazio il Centro Studi Economia e Territorio per l'invito e saluto il Ministro dell'Interno Angelino Alfano e Sua Eccellenza il Prefetto in rappresentanza di tutte le forze dell'ordine presenti in sala. Beh, l'effetto che le vicende degli ultimi anni hanno determinato nel mondo delle imprese della nostra provincia, direi del nostro paese, è un effetto drammatico, soprattutto perché il terrorismo internazionale, ma anche i tanti fenomeni di instabilità politica che hanno caratterizzato gli ultimi anni in paesi e in aree che erano fondamentali per lo sviluppo economico del nostro territorio, penso ai paesi arabi, penso alla Libia, ma penso per le vicende di instabilità politica e vicende internazionali, penso alla Russia, ai paesi dell'ex Unione Sovietica, ha determinato una forte diminuzione delle esportazioni delle nostre imprese. Abbiamo aziende nel nostro territorio che avevano insediato proprie aziende, propri stabilimenti nei paesi arabi, sono stati chiusi da anni. Avevamo volumi di esportazione nei confronti di questi paesi molto elevati, soprattutto per quanto concerne il distretto del mobile, ma anche il distretto della meccanica, che sono i due distretti prevalenti
della nostra provincia, e anche queste abbiamo avuto una forte riduzione. Per non parlare, lo sappiamo tutti, quello che è accaduto negli ultimi mesi relativamente alla Russia, quindi con il calo drastico delle esportazioni del Made in Italy, che ha messo in gravissime difficoltà le imprese del nostro territorio. Ma quello che ancora non probabilmente riusciamo a leggere, non riusciamo a quantificare, è l'effetto indotto che il terrorismo internazionale, i fenomeni che si sono sviluppati in Francia, in Belgio, stanno creando nella collettività. Ora, il mondo delle imprese ha necessità innanzitutto di tranquillità e di serenità, ha bisogno di sicurezza, perché chi investe soldi propri, chi gioca il futuro proprio delle proprie famiglie con una scommessa sul futuro, una scommessa imprenditoriale, ha necessità che ci sia un clima di fiducia interno, continuo anche perché interno, un clima di fiducia internazionale, che ci sia un clima di sicurezza per poter portare avanti investimenti, poter assumere, poter internazionalizzare e aumentare il livello delle esportazioni. Ma soprattutto un clima di fiducia interna, dicevo, perché dobbiamo renderci conto che oltre il 65% della ricchezza del nostro paese e anche di questa provincia è determinato dal mercato interno, e quindi se il mercato interno, se l'indice di fiducia delle famiglie e delle imprese subisce dei contraccolpi, come sta subendo dei contraccolpi a causa delle vicende che ricordavamo, è chiaro che diminuendo l'indice di fiducia diminuiscono i consumi e quindi diminuisce quella capacità delle imprese di produrre reddito. Ora, il nostro paese è fatto per gran parte, e anche la nostra provincia, di imprese di piccole dimensioni, per fortuna, di imprese che hanno meno di 9 dipendenti. Il 98% delle imprese italiane ha meno di 9 dipendenti, e la stragrande maggioranza di queste imprese lavorano con il mercato interno, perché solo 160.000 imprese circa in Italia lavorano con i mercati esteri. Ora, le imprese che lavorano con il mercato interno hanno necessità di fiducia, hanno necessità di sicurezza. È vero, signor Ministro, che chi ha paura non è libero. Mutuando una frase di Shakespeare, di Giulio Cesare, si diceva che l'uomo che ha paura muore 1000 volte prima di morire definitivamente. La stessa cosa la disse anche Paolo Borsellino, che diceva che un uomo che ha paura muore tutti i giorni. È anche vero però che ancora peggio della paura, a mio modo di vedere, è la rassegnazione che mi pare stia imperando e aggregando in molti di noi. Ormai non ci facciamo quasi più caso, ogni giorno a un attentato in Pakistan, dove hanno ucciso tanti cristiani, un attentato in Egitto. Sentiamo vicino il dramma della Francia e del Belgio, perché magari sono più vicini, perché hanno coinvolto e colpito anche italiani. Stiamo diventando un po' rassegnati a pensare che è quasi inevitabile che questo accada. E insieme alla rassegnazione si nota anche un po' di sudditanza culturale. Quando leggevo, mi pare ieri, questa mattina, che in Olanda per alcune occasioni è stata vietata la minigonna perché può dare fastidio a persone immigrate, o quando anche nel nostro paese, anche in realtà vicine, si vieta il presepe a Natale perché appunto può dare fastidio a chi ha una cultura diversa. Ecco, io credo che da una parte la rassegnazione, la paura, la rassegnazione e la sudditanza anche culturale sono i veri nemici da battere. E per batterli io credo che sia necessario ripristinare un principio. Il principio è che la sicurezza, che è alla base di ogni attività umana, ma soprattutto che è alla base di ogni attività imprenditoriale, perché se l'imprenditore è sicuro
se le condizioni economiche del paese in cui si decide di investire o di esportare sono sicure, allora c'è lo sviluppo economico, c'è lo sviluppo occupazionale, c'è lo sviluppo delle relazioni culturali. Ma se un paese non è sicuro, è un paese dove l'imprenditoria rallenta, dove la qualità della vita peggiora, e lo vediamo in molte realtà anche del nostro paese, dove la mancanza di sicurezza apparente o reale, di questo ogni tanto ne parliamo anche con Sua Eccellenza il Prefetto, che molto spesso l'insicurezza dei cittadini è più apparente che reale, visto che poi le statistiche parlano di diminuzione dei furti, diminuzione delle rapine. Però in alcune aree del nostro paese ci sono luoghi in cui la sicurezza è veramente difficile, e quindi, essendo difficile la sicurezza, è difficile anche la libertà di impresa. E allora bisogna ripristinare una verità, che la sicurezza deve essere garantita a tutti i cittadini in quanto cittadini, e deve essere garantita a tutti gli imprenditori, perché è un diritto di libertà sancito dalla nostra Costituzione. E quindi io credo che sia necessario, dico come rappresentante delle imprese, soprattutto delle piccole imprese che in questo paese sono la maggioranza dell'imprenditoria, è necessaria una forte politica pubblica di sicurezza, facendo capire anche a chi non lo vuole capire che la spesa pubblica nella sicurezza è un investimento, perché la sicurezza garantisce quelle libertà individuali e collettive che sanciscono la possibilità per un imprenditore, per un commerciante di alzare tranquillamente la serranda tutte le mattine, per un grande industriale o per un artigiano di poter affrontare i mercati esteri. E allora a coloro, e sicuramente non è il ministro Alfano, a coloro che pensano che la spesa pubblica debba essere ridotta in maniera lineare e che quindi gli investimenti nella sicurezza e gli investimenti nella cultura possano essere tagliati tranquillamente perché bisogna ridurre la spesa pubblica, ecco, io invece credo, come rappresentante del mondo delle imprese, che anche per affrontare il clima di paura, di rassegnazione e di sudditanza culturale che sta albergando nel paese, sono necessarie più risorse, perché le spese per la sicurezza sono un investimento e per la crescita del nostro paese. Grazie al vicepresidente della Camera di Commercio di Pesaro Urbino, mio amico Varotti. Ora cedo la parola al consigliere regionale Mirko Carloni, che ci parlerà del rapporto tra politica e terrorismo. Grazie. Ci tenevo a far sapere che il libro l'ho letto e devo dire l'ho trovato molto interessante e molto sincero, un'analisi, una fotografia onesta e vera di quello che è il mondo che stiamo vivendo, ma è anche un approfondimento utile a leggere la realtà. Da questo libro, e senza togliere troppo tempo all'intervento del Ministro, che tutti quanti noi vogliamo ascoltare, io vorrei fare soltanto una riflessione, un approfondimento. Questa nuova guerra, questo nuovo terrorismo, è un terrorismo che in modo molto chiaro si rivolge, secondo me, ai giovani. È un terrorismo che sa veicolare attraverso i social media, attraverso il web, un messaggio, una propaganda fortissima rivolta ai giovani. In parte per incitarli alla violenza, chiedendogli di fare qualunque male possibile in ogni città si trovino, la teoria dei mille tagli, cioè l'Occidente è un corpo da colpire in ogni occasione, in modo da dissanguarlo, e dall'altra parte una teoria e una propaganda fittizia che dà un esempio di fratellanza islamica alternativa attraverso il califfato e attraverso lo Stato islamico. Questo tipo di arruolamento e anche questo tipo di capacità pervasiva e comunicativa, signor Ministro, sta entrando, inutile nasconderselo, in tutte le famiglie, ed è un tema che purtroppo difficilmente si riesce a limitare.
perché in modo abile stanno sfruttando la capacità pervasiva dei social, stanno entrando in ogni portale, in ogni telefono, in ogni supporto digitale, quindi ognuno di noi è in qualche modo destinatario di un messaggio di comunicazione o violento, quindi di incitazione alla violenza, o di propaganda. Questo, secondo me, è un focus che merita molta attenzione, perché la mia generazione è quella generazione che non ha ovviamente combattuto per difendere alcuni diritti e magari non ha dovuto versare sangue in guerra come è successo alla precedente generazione, quella di mio nonno, per poter costruire uno Stato pacifico, creare queste condizioni di pace e di prosperità. Ed è la generazione, la mia, che probabilmente questi diritti, questa pace e anche questa prosperità probabilmente la dà per scontata, la dà un po' come dato di fatto, forse anche dovuto talvolta, e c'è poco coraggio, come ho sentito dire prima anche dal cavaliere Barocchi, di difendere i propri valori, di difendere i principi che hanno reso possibile questa pace e questa prosperità, quei valori, quelle libertà che oggi diamo magari per scontate, che ce ne accorgiamo probabilmente solo in occasione di questi grandi attentati, di quanto valgono e probabilmente abbiamo perso anche il senso di quanto sono costati, perché coloro che hanno dato la vita lottando per creare un'Europa di pace dopo centinaia di anni di guerra probabilmente sono lontani dei nostri ricordi, se non nei libri di storia. Vorrei dire questo: molti dei giovani che io incontro ovviamente hanno una assuefazione alla violenza. Questi messaggi che continuamente vengono mandati, questi video che vengono pubblicati sui social, in qualche modo ci hanno abituato ad un tipo di violenza, di efferatezza che probabilmente in passato non si percepiva, non si riuscivano a vedere, quindi in qualche modo la democrazia della globalità, l'informazione digitale ci mette di fronte senza filtri a delle immagini, ad un mondo che è veramente drammatico, e la cosa che a me preoccupa in modo particolare è vedere una certa assuefazione da parte dei giovani. Cioè la violenza, soprattutto nelle fasce molto giovani, è una cosa quasi tollerata ed è qualcosa che entra nella quotidianità. Abbiamo avuto l'estate scorsa un caso proprio nella nostra provincia di un ragazzo, Ismaele, a Sant'Angelo in Vado, ucciso in modo drammatico da due suoi coetanei, e anche in quella vicenda, che ovviamente aveva tutt'altra natura, però c'era una simbologia, un ragazzo sgozzato, lasciato sotto una croce, cioè aveva in sé una simbologia. Anzi, colgo l'occasione anche per ringraziare le forze dell'ordine che anche in quella circostanza, come in altre, hanno prontamente risolto un caso drammatico che ha scosso il nostro territorio. E allora quel tipo di violenza e quel tipo di efferatezza è qualcosa che evidentemente anche nella quotidianità è entrata, soprattutto tra i giovani, e dobbiamo farci conti. Dobbiamo fare in modo che venga contrapposta, come diceva il professor Stocchi, una cultura, una conoscenza più profonda di quelli che sono i valori che hanno costituito la nostra nazione, l'Europa, il nostro continente. Quei valori oggi molti giovani non li conoscono, molti giovani li danno per scontati, se li hanno già nel background, ma non ne conoscono il valore fino in fondo. Quindi quello che io le chiedo è soprattutto nel suo lavoro quotidiano, visto anche la sensibilità che ha messo in questo libro, di dare anche un messaggio di speranza ai giovani, che è una cosa che è fortemente richiesta. Questa Europa che noi oggi diamo per scontato e questa coesione tra stati era pensata per darci una pace dopo una guerra tra stati, e quella pace tra stati ha durato e ha dato la possibilità a tutti noi di avere 60 anni di serenità, di libertà di movimento delle merci, di libero commercio, di grandi opportunità. Però il continente europeo non ha in sé gli strumenti per difendersi da attacchi esterni, e troppo spesso quello che è accaduto nel Mediterraneo è stata in qualche modo data poca importanza da molti paesi europei. Molto spesso l'Italia è stata lasciata da sola di fronte a tanti problemi, e come giustamente lei ha scritto, il Mediterraneo torna ad essere il centro dell'umanità e torna a essere uno spartiacque della storia. Quindi
se l'Europa non riesce a farsi carico di alcuni problemi che sono di una portata storica inimmaginabile dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e rimane indifferente, sicuramente la violenza riesce ancora di più ad entrare nella quotidianità e a fare breccia soprattutto tra i giovani. Ed è questo che mi preoccupa molto, molto di più, perché vedo una certa rassegnazione. Ha detto prima bene Varotti, c'è una rassegnazione che quasi ormai viene data per scontata, e questa è la cosa peggiore. Non dobbiamo rassegnarci. Secondo me la paura che questo terrorismo riesce a far entrare nelle nostre vite, nella nostra quotidianità, a cambiare le nostre abitudini, si riesce a sconfiggere soltanto se si fanno momenti di approfondimento, si spiega che cos'è questo Stato Islamico, che cos'è questo terrorismo, qual è il loro obiettivo, quali sono anche gli interessi economici, perché è ben spiegato nel libro, dietro questo califfato ci sono interessi economici, vengono venduti, mi pare, 20.000 tonnellate al giorno di petrolio. Quindi, in qualche modo, al di là dell'utilizzo di Dio per giustificare fatti gravissimi ed efferati, c'è anche una strategia che questo Stato si è dato. E in tutto questo io vedo che c'è poca voglia di approfondire il tema, cioè non credo che giornate come queste e seminari in cui si possa approfondire che cos'è lo Stato Islamico, quali sono i suoi obiettivi, sono molto importanti, perché soltanto con la ragione e soltanto con l'illuminismo si può sconfiggere la paura, la storia ce l'ha insegnato. Quindi credo che mai come ora serva dare un messaggio di speranza e di prospettiva, perché serve soprattutto ai giovani sapere che il futuro può essere migliore, ma dipende anche da loro, dipende anche da noi, non è una cosa che si può aspettare passivamente. C'è bisogno di coraggio, di impegno, e soprattutto non bisogna lasciarsi andare alla rassegnazione. Grazie. Grazie al consigliere regionale Mirko Carloni. Ora vado a presentare l'avvocato Alberto Galassi, consigliere del Manchester City, nonché amministratore delegato di Ferretti Group S.p.A., azienda leader nel mercato internazionale degli yacht di lusso. Galassi ci potrà dire come è cambiato il modo di produrre, ma soprattutto di vendere, con il terrorismo che spaventa i mercati. Grazie della presentazione, buonasera. La cosa divertente è che nella presentazione stessa ha parlato del mio incarico meno importante, perché un conto è essere amministratore delegato di un'azienda che opera anche in questa regione con 1500 dipendenti, risanata, che ha attraversato qualche traversia, qualche problema inflitto anche su questo territorio e che funziona, che sta crescendo e che, ahimè, mi ricollego ai ben più illustri relatori, esporta il 97% della propria produzione. Perché un governo precedente a questo, che invece ha fatto molto bene, ha fatto di tutto al fine che la nautica da diporto venisse colpita quasi, diciamo così, un reato specifico sarebbe credo tentata a strage. E detto questo, questo governo sta veramente facendo molto bene e bastano pochi piccoli segnali per dare fiducia e dare tranquillità. E prima di parlare del Manchester City, la cosa è carina, perché quando mi hanno chiesto di partecipare a questo convegno ho detto: ma scusate, con tutto il rispetto, io posso apportare ben poco contributo. Invece forse un contributo lo posso portare, perché il Manchester City è di proprietà della famiglia reale di Abu Dhabi e quindi è il classico esempio di una monarchia, guardate bene, non di una repubblica, di una monarchia illuminata, islamica, decisamente islamica, sunnita, che ha investito parecchio nel nostro paese. Non so quanti lo sanno, ma la maggioranza relativa di Alitalia, il 49% di Alitalia, cioè l'azionista che l'ha salvata, grazie anche stavolta, lo dico, a un'opera straordinaria della Presidenza del Consiglio, è emiratina, perché Etihad, la compagnia aerea di bandiera, la compagnia aerea degli Emirati Arabi, una delle due, l'altra ben più famosa è Emirates. Forse non tutti sanno che quasi l'8% dell'Unicredit è di proprietà di un fondo che si chiama Abar, che è di proprietà della famiglia reale di Abu Dhabi. E buon ultimo, un'azienda per cui sono stato amministratore delegato troppi anni, l'ho lasciata 2 anni fa, si chiama Piaggio Aerei, io vengo dall'aeronautica, è di proprietà del governo emiratino. E quindi posso parlare, forse l'unico apporto che posso fare prima di lasciare la parola al Ministro, è parlare brevemente dell'economia in generale, di quanto questo terrorismo possa infastidire chi fa impresa. Ma posso anche dire che noi tendiamo a fare molta confusione del mondo arabo. Il mondo arabo è come dire, tutti coloro che hanno il maglione sono uguali, e sono diversissimi all'interno delle loro stesse monarchie. Gli Emirati Arabi Uniti non hanno mai finanziato nessuna attività
cosiddetta dissidente ribellione a un governo costituito, qualche paese lì vicino, il Qatar l'ha fatto. È molto molto complesso, il mondo arabo oggi forse ha bisogno di questo tipo di paese del nostro sostegno, del nostro supporto, perché credo che gli episodi di democrazia che il presidente che ha vinto il premio Nobel prima ancora di cominciare la sua carriera nella Casa Bianca per la pace non ha lasciato un bellissimo mondo tranquillo alla fine del suo secondo mandato. E mi ricordo sempre una frase di un amico arabo, un leader del paese, che disse: ma come? Hanno dato il premio Nobel prima ancora alla pace, prima ancora che cominci il mandato, è come dare un trailer, o meglio, come dare un Oscar al trailer senza aver ancora visto il film. Secondo me, se posso aggiungere solo una cosa, dobbiamo cercare di distinguere, dobbiamo cercare di non fare di ogni erba un fascio, dobbiamo vedere che c'è un islam eccezionale che è uguale esattamente a noi, con ragazzi come noi, che crescono nelle nostre scuole e che hanno la stessa paura che abbiamo noi. Però vi dico una cosa, io sono di Modena e sono ormai di una generazione precedente, sono nato nel 1964, dicevo prima, ho la fortuna di conoscere questo signore ben prima di questo convegno. E signori, io a Bologna nel 1980 ricordo perfettamente quella stazione, avevo un grosso problema con circa 90 morti. E ricordo che lo stesso anno, il 27 giugno, ero partito da Bologna con a bordo una mia carissima amica perché eravamo in classe insieme, quella non è mai arrivato a Palermo. Allora io chiedo questo, e lo chiedo, lo dico a mio figlio quando a volte mi dice: ma come, guarda, quel pilota da caccia Giordano, vengo da Aeronautica, quel pilota da caccia Giordano ho bruciato io. E dico: signori, questa è la nuova normalità. La nuova normalità che ci ha fatto vivere negli anni Ottanta, quando le forze dell'ordine erano impegnate a combattere il terrorismo in maniera esemplare, con coraggio da leoni che molti nei film, quando vedete i film, non hanno, e il coraggio di quando andavamo a prendere un treno e saltavano le stazioni, saltavano le piazze, saltavano gli aeroplani. C'è chi dice che fu un atto di combattimento aereo, c'è chi dice che fu un attentato. Detto questo, era la nostra nuova normalità. Ci siamo vissuti, era la nuova normalità dei ragazzi inglesi quando l'Ira faceva saltare i pub in aria in Inghilterra, non quando in Spagna c'erano gli attentati, quando c'era la Mastermind in Germania. Non è che il mondo sia sempre stato in pace. Diciamo che c'è una comunicazione mediatica che aiuta molto, e diciamo che questo fatto di chiamarli kamikaze è una vergogna nei confronti dei giovani piloti dell'aeronautica imperiale giapponese, che almeno andavano contro obiettivi militari, e questi vanno contro persone civili. Sono dei vigliacchi. Vogliono cambiarci la vita. Disse il ministro, l'equivalente del ministro Alfano degli Emirati Arabi Uniti, ha detto una frase interessante. Dice: è totalmente irrilevante che accada. Quello che ha dimostrato Bruxelles e Parigi è che il paese abbia frontiere aperte o frontiere chiuse, è totalmente irrilevante. Noi avevamo il terrorismo a frontiere con non c'era Schengen. È totalmente irrilevante che accada in una società aperta o in una società chiusa, succede comunque. Prevenzione, tanta prudenza e tantissime misure di sicurezza. Però temo che dovremmo abituarci a questo nuovo modo, ahimè, dove nessuno è immune. Questo credo sia la verità con cui dovrà vivere la generazione contemporanea alla generazione precedente. La generazione mia nonna ha visto la guerra mondiale e ha visto la guerra civile che ne è succeduta subito in Emilia Romagna. La generazione nostra ha visto il terrorismo, e questa generazione dovrà vivere col fatto che c'è un islam fuori controllo e che gli unici che lo possono mettere in controllo sono le monarchie, ripeto, non le repubbliche, perché gli esempi di repubblica quando c'è stata la primavera araba sono stati una tragedia. E smettessimo di ascoltare qualche leader focoso francese e forse tutelassimo di più i nostri interessi di paese, forse l'interesse del nostro paese sarebbe migliore. Detto questo, e concludo, cito una delle cose più difficili che le monarchie islamiche hanno dovuto affrontare, è stata la trattativa della vendita dei Balotelli a Adriano Galliani. Quindi il mondo alla fine davanti, ed è una cosa che ho detto con una battuta, però l'ho fatta io. La cosa più importante, secondo me, è che dobbiamo secondo me assolutamente ricordarci che sono come noi, che hanno le stesse paure nostre, che ci sono gli intelligenti e i cretini in ugual misura, ci sono i fanatici dalla nostra parte e dalla loro, e noi abbiamo una cultura, una storia che ci deve permettere di guardare avanti e di credere di poterlo superare. Su Ferretti dico solo una cosa: il 97% lo esportiamo, una cosa incredibile. La prima cosa che ha paura nell'economia è il denaro. Un giorno un grande maestro, si chiama Warren Buffett, mi insegnò che il denaro ha paura. Quando un paese è in crisi, la valuta si svaluta, i fondi scappano. Quando un'azienda è in difficoltà, le sue azioni vengono svendute sul mercato. Quando un'industria è in crisi, la gente non va più a comprare da quella impresa. Quando un'azienda che fa barche è in crisi, la gente va dai concorrenti perché non si fida che a fronte di un acconto riceverà mai la barca in consegna.
il denaro è il primo nemico di chi fa impresa, e il denaro ha paura se non c'è una situazione di stabilità intorno. La seconda cosa di cui secondo me dobbiamo avere un po' di paura a volte sono le nostre relazioni. Io sono abbastanza ottimista, lo sono perché, come diceva Einstein, è meglio essere ottimisti e avere torto che pessimisti e avere ragione. L'effetto esentico cambia lo spirito, cambia il modo in cui si affronta la vita, cambia il modo in cui si affronta le difficoltà. Non avrei mai preso la Ferretti se non avessi creduto in questo. Lascio la parola all'onorevole Alfano, che ha tanto fatto per la sicurezza, dal punto di noi fare come Ferretti una nuova divisione sicurezza e difesa, perché nel mondo c'è bisogno di sicurezza, più che di difesa forse. E gli lascio la parola perché, essendo siciliano, vive nell'isola che più ha bisogno di aiuto con l'estate che sta per iniziare. Grazie dell'attenzione. Il libro non l'ho letto, però l'ho letto davanti in cibo d'estate, anche per voi. Prima di lasciare la parola all'autore del libro, nostro ministro, vorrei farvi vedere delle immagini, quindi chiedo alla regia di proiettare. Da chi pretende, con la violenza, di affermare l'esistenza di uno Stato, cancellandone altri. Centro Studi Economia e Territorio, per le cose che ha detto e per la presentazione iniziale che ha fatto. Io, prima di ogni altra cosa, voglio rispondere alla domanda di assoluto buonsenso e per certi versi ovvia che solitamente mi è stata fatta in questo mio presentare il libro in vari posti d'Italia. E cioè, tanti amici, ma anche persone che mi hanno incontrato, mi hanno detto: ma scusami, dopo tutti i pensieri che hai e con tutte le cose che hai da fare, com'è che hai trovato il modo, il tempo e la voglia di scrivere un libro?
Allora, la risposta è questa. Innanzitutto questo libro raccoglie, ovviamente in modo del tutto riorganizzato, in modo assolutamente innovativo, comunque raccoglie i miei contributi in Parlamento, cioè i miei interventi in aula, in commissione, i miei interventi nelle università italiane, straniere, i miei interventi in vari posti anche di riflessione scientifica, li ho rimessi insieme. E da dove viene la spinta, lo stimolo a scrivere questo libro? Per me la spinta è nata, e purtroppo mi dispiace ritornare a Bruxelles con la mente, nel 2014, perché una mattina presto una collega convocò una riunione prima delle altre riunioni previste tra i 28, cioè noi avevamo una riunione tra i 28 ministri dell'interno dei paesi europei, la collega belga disse vediamoci alle 8, ci affrontò, eravamo non tutti i 28, eravamo i rappresentanti di 6-8 paesi, ci affrontò con gli occhi colmi di lacrime, con la voce rotta dal pianto. Erano i giorni successivi al precedente attentato di Bruxelles, quello che aveva colpito il museo ebraico di Bruxelles, e ci disse noi per tanto tempo ancora dovremo fare i conti con questo terrorismo, per tanto tempo ancora dovremo fare i conti con i foreign fighters, con i combattenti stranieri, con gente che si ammazza usando il nome di Dio. Prendiamo il nostro destino in mano e proviamo a fare qualcosa, perché quello che è successo a Bruxelles ci guardava in faccia e ci diceva può succedere in ciascuna delle vostre capitali. Nessun paese può sentirsi escluso da questo rischio. Tornato a casa e cominciato a parlare con tanti amici, come sempre mi capita, mi sono reso conto, e quello che sto per dire l'ho colto anche come consapevolezza comune nelle parole di chi mi ha preceduto, ho colto che non c'era la piena coscienza fino in fondo di che cosa stiamo parlando, di che cos'è il Daesh o ISIS, di chi è il nostro avversario, del rischio che si sta correndo. E allora ho deciso, anche sfidando un po' alcune regole, di scrivere di questo argomento e di questa materia. E la prima cosa che ho voluto fare è raccontare tutto di questa ambizione, cioè dell'ambizione di questo uomo che si è autoproclamato califfo. Ma se io dovessi dire a me stesso e quindi a voi la radice prima che mi ha spinto a scrivere il libro oltre l'evento di Bruxelles, è stato il collegamento tra quello che è successo a Bruxelles e un qualcosa che si era verificato dentro di me molti anni prima, e cioè il 11 settembre del 2001. Io credo che ciascuno di voi ricordi esattamente il momento in cui ha preso conoscenza, in cui ha capito che stavano crollando le torri gemelle. Cioè, se voi chiudete gli occhi e pensate, ciascuno di voi sicuro ricorda il momento in cui ha saputo che stavano crollando le torri gemelle, oppure l'ha visto in televisione. Io l'ho visto a casa mia con mia moglie, eravamo casualmente in quel momento insieme proprio a casa, e mia moglie aveva il pancione perché mio figlio sarebbe nato 36 giorni dopo. E quando insieme vedemmo cadere quelle torri, insieme pensammo, mamma mia, in che mondo vivrà questo bambino. E quando lo presi in braccio, oltre la gioia, come dire, non raccontabile se non a chi ha avuto il privilegio e il dono di diventare papà, di vedere per la prima volta in mano il tuo bambino, poi dopo ho pensato, ma questo bambino qui, in che mondo vivrà? E il pensiero mi è andato a poco tempo prima, è quasi un viaggio a ritroso, e cioè al capodanno del 31-12-99. Voi ve lo ricordate il capodanno del 31-12-99? Cioè io ricordo esattamente lo stato d'animo, perché poi un minuto dopo la mezzanotte saremmo entrati nel 2000 e tutti aspettavamo questo terzo millennio, il 2000, l'ingresso in Europa, l'euro, la crescita economica, chissà cosa ci sembrava. E del resto, a quante persone nella storia dell'umanità è capitato di attraversare, non due secoli solamente, cosa che è capitata a quelli nati e vissuti a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, a quelli tra il Settecento e l'Ottocento, ma di attraversare due millenni, di passare cioè dal millennio
con il numero uno davanti, al millennio con il numero due davanti, a poche persone. E noi collegavamo, io penso che sia stato uno stato d'animo comune a tutti noi, consideravamo questo transito di millennio come un percorso infinito verso il meglio, la crescita economica all'infinito, le libertà all'infinito, la sicurezza all'infinito, con un destino progressivo e magnifico che ci avrebbe accompagnato per sempre. Bene, nell'anno 2001 quelle torri gemelle segnarono la fine di un'illusione. E oggi che quel bambino che è nato 36 giorni dopo l'11 settembre è alto 1,80 m e ha 14 anni, io lo guardo e lo so da ministro dell'Interno, che lui sta vivendo in un mondo meno sicuro di quello in cui lui è nato. Ho molto apprezzato le considerazioni dell'avvocato Galassi poco fa, perché sono considerazioni non di ottimismo astratto e vago, ma consapevole e concreto. Cioè lui ha detto: noi abbiamo avuto a che fare col terrorismo, vari paesi del mondo hanno avuto a che fare col terrorismo, noi stessi lo abbiamo avuto di varia natura, abbiamo avuto le BR, ma abbiamo avuto le bombe di Bologna, abbiamo avuto gli aerei che sono caduti. E allora qual è la differenza rispetto al passato? La differenza rispetto al passato è che noi siamo in presenza di una organizzazione che ha ambizioni, soldi e uomini che nessuno ha mai avuto in passato. Questa è la vera e grande differenza rispetto ai terrorismi che abbiamo conosciuto. Perché? Perché noi abbiamo conosciuto terrorismi, qui ci sono i vertici delle forze dell'ordine, abbiamo conosciuto terrorismi di natura etnica, basta pensare ai baschi, o di ideologia politica, basti pensare in Italia alle Brigate Rosse. Noi siamo in presenza adesso di una cosa nuova, cioè abbiamo uno che si chiama Abu Bakr al-Baghdadi, con nome e cognome, anzi la sua ex moglie in queste ore sta dichiarando, se andate sui siti internet trovate pure le dichiarazioni della sua ex moglie, uno della mia età tutto sommato, che ha deciso che si autoproclama califfo, cioè lui ha deciso che lui è il califfo. Califfo vuol dire successore del profeta, quindi lui è in linea di discendenza, a suo dire, del profeta e rappresenta il successore del profeta. Dunque si è autoproclamato califfo. Che cosa fa? Vuole fare un califfato, cioè vuole cancellare tutti i confini che dal 1500 a oggi, perché il califfato fu cancellato dai mongoli nel 500, hanno regolato quelle zone la cui carta geografica avete visto nel video, dalla Siria ai paesi vicini. Vuole cancellare, e non con la gomma, perché non sono scritte a matita, mica con la gomma, con le bombe. Vuole cancellare i confini e organizzare uno Stato. Per cui, quando si parla di ISIS o quando si parla di IS, comunque si fa riferimento all'Islamic State, all'autoproclamatosi Islamic State attraverso l'autoproclamatosi califfo. Cioè un uomo che si chiama Abu Bakr al-Baghdadi, che si è autoproclamato califfo, che ha detto: io cancello tutti i confini delle guerre di questi decenni, se non di questi secoli, e organizzo uno Stato che va dalla Siria agli altri paesi vicini e che organizza di suo una strutturazione territoriale che fa riferimento anche a un popolo e fa riferimento a una serie di regole statali. E per fare tutto questo io mi do un'ambizione, quella di proclamarmi Stato. Ecco la ragione per la quale molti, in senso dispregiativo, per dare una connotazione negativa alla definizione, lo chiamano Daesh e non Islamic State, per non riconoscere quel primato statuale che sta nella lettera I e nella lettera S. Peraltro uno Stato ha ontologica definizione islamica, come dice la lettera I. Dunque lui che vuole fare? Vuole organizzare uno Stato. E per organizzare uno Stato, ed è il motivo per cui vi dicevo poco fa ambizioni, soldi e uomini, ha bisogno di tutta la struttura di uno Stato. L'ambizione è dunque quella di creare uno Stato, che si chiama Stato Islamico, nel suo dire. Per fare questo Stato fa un reclutamento di uomini, e il reclutamento di uomini avviene attraverso il telefonino, avviene attraverso il web, avviene dunque il telefonino attraverso il web, avviene attraverso questi proclami. Voi ricordate i proclami di Al-Qaeda e di, soprattutto di Osama Bin Laden, la grotta tutta scura, lui con la barba, ombroso,
Questi sono proclami, avete visto la maglietta arancione, la tuta arancione. Ormai ha organizzato un sistema di comunicazione che serve a fare suggestione e reclutamento. Cioè lui fa una chiamata e dice a tutti i musulmani del mondo, cari musulmani, noi stiamo organizzando lo Stato che fa per voi. Noi stiamo organizzando uno Stato che ha come base giuridica la Sharia, e questo Stato segnerà per tutti voi musulmani nel mondo il ritorno alle prime pie generazioni dei musulmani. E questo luogo, che diventa un luogo nel quale voi potete venire a vivere, è esattamente il luogo presso il quale prima dovete venire a combattere per liberarci degli infedeli, e dovete venire da qualsiasi parte del mondo voi vi trovate. Poi, se non ce la fate, datemi una mano d'aiuto nel colpire gli infedeli, realizzate un attentato in ciascuna parte del mondo in cui vi trovate a vivere, realizzate insieme a me la strategia dei 1000 tagli, cioè dissanguate con 1000 piccoli gesti, che poi chiamali piccoli, con 1000 attentati, il nemico, e fatelo ovunque voi vi troviate. Per farlo sappiate che non dovete collegarvi con nessuno, non c'è bisogno che organizziate una cellula, non c'è bisogno che organizziate una squadra. Andate nel posto dove ritenete di colpire qualcuno e fatelo da soli. Perché vi dico questo? Perché questo vi fa cogliere fino in fondo la difficoltà del nostro lavoro. Cioè, quando uno si radicalizza sul web, guardando un computer, guardando delle cose dentro un computer, e da solo nella sua testa decide di colpire il cosiddetto lupo solitario o attore solitario, è molto molto difficile da prevenire la sua azione. Non che prevenire le cellule organizzate sia semplice, ma è certamente ancora più difficile andare dietro la mente di un singolo uomo che decide di colpire. Ecco, questa è l'ambizione, farsi stare. Questa è la forma di reclutamento, per cui noi cosa abbiamo? E poi questo è un tema, ma io proverò a stare entro i 20-25 minuti per non andare molto oltre le 20. Noi abbiamo un tema: com'è possibile che migliaia e migliaia di europei, nati in Europa, vissuti in Europa, cresciuti in Europa, educati, formati in Europa, decidano di indossare una tuta e di andare lì a combattere e di abbandonare il cosiddetto stile di vita occidentale, andando lì a combattere, cercando di purificarsi in nome di Dio, compiendo un loro personale jihad, pensando di purificarsi in nome di Dio. Ma quale Dio avrebbe mai autorizzato la barbarie di Bruxelles, la barbarie del Bataclan, la barbarie di Charlie Hebdo, la barbarie delle poste di Sousse in Tunisia? Quale Dio, qualunque sia il Dio che noi abbiamo conosciuto o che noi abbiamo pregato, io non credo che abbiamo mai incontrato un Dio che abbia predicato l'odio, la violenza, la strage, la barbarie. Ogni Dio insitamente predica amore. Ecco, questo è il proiettarsi all'esterno della megalomane ambizione di quest'uomo che chiama dei giovani ad essere abitanti di uno Stato e di combattere per quello Stato. E poi lì si organizza, perché io dicevo ambizioni, soldi e uomini. Ha organizzato un vero PIL del terrore, un prodotto interno lordo del terrore. Fatto come? Fatto innanzitutto dai pozzi di Saddam. Questi fanno contrabbando di petrolio, producono e hanno acquisito i pozzi di petrolio, ma fanno anche commercio di opere, mercimonio di opere d'arte, quelle che non siano sfuggite alla furia iconoclasta dei miliziani. Avete visto distrutta Palmira, e non è neanche escluso che ogni tanto qualche importante opera d'arte che viene da quelle parti del mondo noi ce la possiamo ritrovare in qualche importante asta occidentale. E poi ancora le tasse, perché essendo uno Stato loro hanno una regola giuridica che è quella fondata sulla Sharia, e hanno la pretesa della imposizione fiscale, cioè chiedono le tasse e fanno pure una sorta di welfare state. Certo, le regole giuridiche prevedono il massacro, la mutilazione, la uccisione, l'assassinio, la privazione di libertà nei confronti delle donne. Le regole giuridiche della Sharia prevedono una serie di cose, però fanno anche terrore e consenso. Quindi organizzano una sorta di stato sociale per dare pane a chi ha bisogno e promuovere all'esterno, nel resto del mondo, l'idea di una
di uno Stato islamico che ti accoglie, per cui tu musulmano vieni qui. E allora io ho ripetuto tante volte l'espressione musulmano, perché questo ci riporta, una volta inquadrato il fatto di chi stiamo parlando, cioè stiamo parlando di Abu Bakr al-Baghdadi, che si è autoproclamato califfo e che ha deciso di organizzare uno Stato, di cancellare i confini, di chiamare a combattere lì quelli che lui ritiene musulmani fedeli alle pie generazioni e di organizzare uno Stato anche attraverso regole giuridiche. Poi che cos'è lo Stato? Lo Stato è un territorio, un popolo e un sistema di regole che sono fondate anche sulla sicurezza, sull'erogazione della giustizia, sulla pretesa fiscale, dentro il quale territorio le persone che vivono in quel territorio sono organizzate appunto in base a quelle regole. Quindi lui si sta organizzando secondo una pretesa sovranità statuale. E dicevo, il richiamo ai musulmani, però io vi vorrei fare due o tre considerazioni. I musulmani. Io sono stato spesso attaccato da destra perché si è ritenuto che io abbia fatto delle politiche troppo aperte sui temi dell'immigrazione, quindi più vicine a quelle della sinistra, e da sinistra perché ho fatto dei discorsi e delle politiche che secondo alcuni di estrema sinistra io rappresentavano quelle politiche, il mio appartenere a un'area culturale, chiamiamola di centrodestra. Io invece, se potessi definire la mia linea politica sul tema dell'immigrazione, lo dico da ministro laico di laiche istituzioni repubblicane, io ho avuto una linea di realismo cristiano, perché c'è la coscienza di ciascun uomo, che può essere una coscienza che aderisce anche ad una fede religiosa, e c'è la coscienza che prevale nelle istituzioni e che è quella dell'uomo pubblico, che ha anche la coscienza sua privata di cittadino, e ci sono momenti in cui le due cose si possono anche incrociare e sposare. E allora provo a farvi un ragionamento su ciò che penso esattamente su questo che mi pare essere oggi, anche per quanto riguarda il nostro paese, il cuore della materia. Vedete, noi abbiamo 1.600.000 musulmani in Italia e abbiamo 1,5 miliardi di musulmani circa nel mondo. Che cosa facciamo, anche dal punto di vista nostro, della sicurezza nazionale? Consideriamo tutti i musulmani fiancheggiatori dei terroristi? Cioè ogni musulmano, 1.600.000 in Italia, 1,5 miliardi nel mondo, li consideriamo terroristi? Sarebbe un grande errore. Anche perché considerare ogni musulmano un terrorista significa essenzialmente regalare la simpatia di quelli che si sentono rigettati dal nostro paese, significa regalarla al califfo e regalarla ai terroristi. Ecco perché la linea che noi dobbiamo seguire, e che fin qui abbiamo seguito, è quella di distinguere chi prega da chi spara. Noi dobbiamo distinguere chi prega da chi spara. E allora dobbiamo avere la consapevolezza e la forza di dire: tu sei cattolico, prega il tuo Dio. Tu sei ebreo, prega come ti pare. Tu sei musulmano, prega il tuo Dio. Ma c'è un confine, che è quello delle leggi italiane. Quel confine non si può violare, ed è la ragione per la quale io ho espulso con la mia penna da ministro 5 imam dal nostro paese, 5 ne ho espulsi, perché facevano predicazione violenta, inneggiavano all'odio, alla violenza, spesso antisemita, e noi abbiamo detto: tu sei pericoloso per la sicurezza nazionale. Se non ci sono gli estremi perché il magistrato ti arresti, ti cacciamo noi dal nostro paese, perché tu non sei un imam che predica, tu sei uno che inneggia all'odio e alla violenza. Perché questo è un paese forte e democratico come l'Italia. Bisogna distinguere chi prega da chi spara. Chi prega ha il pieno diritto, che lo Stato riconosce ovviamente, di pregare. Chi pensa di poter simpatizzare o fiancheggiare chi spara, invece fa un altro tipo di mestiere, e allora quello noi lo dobbiamo reprimere. Come l'abbiamo represso? Qui permettetemi di fare un ragionamento sulla prevenzione, senza volere essere criptico, esoterico, senza fare grandi e difficili discorsi, del resto me li potrei anche permettere in presenza di un consesso così qualificato, ma io vi devo dire una cosa che vi dico con il sorriso, perché è l'unico modo che io ho per affrontare questo tema. Ed è il tema della prevenzione, perché se non lo affronto col sorriso poi viene la depressione, altro che prevenzione. Allora, il tema della prevenzione in che cosa consiste? Come dice la parola prevenzione, bisogna prevenire, cioè bisogna agire per evitare che si verifichi un evento negativo. Ci siamo? Quindi io non sono chiamato a realizzare un ponte,
per cui faccio il taglio del nastro, un'opera pubblica per cui il comune, il sindaco di Pesaro, di Fano, che ringrazio tanto per le parole che ha detto anche nei miei confronti, inaugura un'opera e fa il taglio del nastro. Io non posso risolvere una crisi industriale, per cui risolvo la crisi industriale e rimetto tutti al lavoro. Io non devo costruire una chiesa, una cattedrale, devo fare prevenzione. Quelle cose lì si vedono. Se io concludo una crisi industriale, se realizzo una cattedrale, se faccio un ponte, se inauguro un'opera pubblica, ho fatto una cosa che si vede. Qual è il contenuto della prevenzione? È un contenuto ontologicamente negativo. Cioè, la prevenzione serve a non fare verificare un evento negativo. Non serve a realizzare un qualche cosa, ma a impedire che qualche cosa si verifichi. Ora, il giorno in cui tu tagli il nastro ti fanno l'applauso. Il giorno in cui non si è verificato niente, oggi 1 aprile, così come ieri 31 marzo, incrociando lì, non si è verificato niente. E non è che si svegliano le persone, vanno dal questore di Pesaro o dal prefetto di Ancona e gli vanno a dire complimenti, anche oggi non si è verificato niente. No, ogni giorno che passa non si è verificato niente. Noi abbiamo fatto intercettazioni, perquisizioni, espulsioni, abbiamo fatto controlli di navi, di passeggeri di navi, controlli di persone, perquisizioni di autoveicoli, tutto quanto per non fare verificare niente. E quando non si è verificato niente, non è che c'è qualcuno che dice complimenti, perché non ci sarà mai nessun nesso logico, scientifico, matematico capace di dimostrare la causalità, cioè il nesso esistente tra il mancato verificarsi di un evento e tutta l'azione che tu hai svolto perché quell'evento non si verificasse. Sono stato... Non so se... Allora, questo è il motivo per cui io ringrazio le forze dell'ordine, io ringrazio davvero le forze dell'ordine perché fanno questo lavoro qui. Ringrazio il prefetto, il questore, i nostri esponenti dei militari, delle forze dell'ordine, della polizia penitenziaria, polizia, carabinieri, guardia di finanza, soccorso pubblico, vigili del fuoco, tutti al lavoro, pancia a terra, 24 ore su 24 per non fare verificare niente. Una volta non si è verificato niente, nessuno li ringrazia. Allora, il ministro viene a fare e li ringrazia lui perché, come io lo so, no, ma vi faccio delle cifre. Sapete quante persone abbiamo controllato, ma non a sorteggio, ma perché le ritenevamo sospette dal 1 gennaio del 15 dell'anno scorso? Oltre 110.000 persone. Abbiamo controllato oltre 200 navi e tutti i passeggeri di 200 navi perché pensavamo che potessero essere affascinanti quelle navi perché, come dire, solcavano i mari della cosiddetta rotta balcanica interessante per i foreign fighters. Abbiamo controllato decine di migliaia di veicoli e perquisiti. Abbiamo espulso 70 persone per la sicurezza nazionale. Io su questo devo fare un'ulteriore precisazione prima di passare al capitolo, a un altro capitolo al quale tengo molto. Ogni tanto dico sui miei social, su Twitter, su Facebook, ho espulso un soggetto che si era radicalizzato, aveva dato pubblica prova di simpatizzare per il califfato, per lo jihadismo, per il jihadismo, di volere realizzare qualcosa di negativo e quant'altro, e noi lo abbiamo espulso perché non c'erano gli estremi perché i magistrati li arrestassero. Allora l'ho espulso io firmando un decreto e l'ho espulso per motivi riguardanti la sicurezza nazionale. Risposta di qualcuno: va bene, entrano migliaia e tu ne spelli uno, per abbia... ma un conto sono quelli che devono andare fuori perché sono immigrati irregolari e quindi presenti irregolarmente sul territorio nazionale, un conto è quelli che possono diventare a rischio terrorismo, un conto sono quelli che si radicalizzano e che possono essere a rischio per la sicurezza nazionale, mettere a rischio la sicurezza nazionale, altri sono gli irregolari che sono soggetti ad altre regole per l'espulsione. Ma come voi sapete, lottare contro l'imbecillità è una roba faticosa, lottare contro la malafede è una roba faticosa, lottare contro un mix spesso delle due cose, di imbecillità e malafede, è una cosa molto complicata, per cui anche in questo caso io mi impegno a dire le differenze, perché credo che anche spiegare nel merito tecnico le cose ci renda più ricchi, perché se noi siamo consapevoli di più siamo più forti, siamo ancora più forti nel contrasto. E quando poco fa dicevo che sono stato attaccato sia da destra che da sinistra, mi riferivo ovviamente anche ai temi dell'immigrazione, non solo al tema della sicurezza in quanto tale, perché le due cose finiscono spesso per sovrapporsi nell'immaginario, anche se altrettanto spesso le due cose non sono collegate. C'è
spesso è capitato nella vita di ciascuno di noi che qualcosa ti si rompa dentro e poi tu sei chiamato a ricostruirla perché ti si è rotto qualcosa dentro. A me è successo su questo argomento e quindi per la seconda volta vi racconto un episodio personale. L'episodio è questo. Io sono nato ad Agrigento, che è la provincia dell'estremo sud del nostro paese, e quando io parlo con i miei colleghi dell'Estonia o del Belgio o della Germania, io dico che dal balcone di casa mia, se solo l'occhio umano lo permettesse, vedrei la costa africana, nel senso che lì c'è il mare Mediterraneo, cioè hai davanti Lampedusa e poi c'è l'altra costa. E i ragazzi della mia città, e tra questi io col Vespone, a proposito di viaggio di cui parlava l'avvocato Galassi, ma ovviamente lui si occupa di viaggio aereo, io viaggio Vespone, cioè non sono ai suoi livelli ovviamente, cioè io parlo della Vespa. I ragazzi della mia generazione prendevano, e molti ragazzi di ancora oggi prendono, il traghetto, la nave da Porto Empedocle della notte a mezzanotte, e la mattina si svegliano di fronte all'isola dei Conigli, in una delle isole più belle del mondo, la spiaggia dei Conigli, il sole, il mare, il divertimento. Pensate a me a 16-17 anni con la mia fidanzata di allora, oggi moglie, lo dico perché sono stato abbastanza continuo, diciamo, nella... E quindi per me l'isola di Lampedusa è sempre stata l'isola della gioia, del divertimento, del mondo bello, proprio il mondo come tu vorresti che fosse, splendido, il sole africano, il caldo, l'abbronzatura, l'acqua calda, il mare, tutto meraviglioso. In un giorno di ottobre del 2013 io sono andato in quella stessa isola da vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, non per andare a fare il bagno, neanche per rivedere l'isola che era l'isola della mia gioventù, del mio divertimento, in cui ero stato tante volte in vacanza d'estate, non solo d'estate, ma sono andato lì perché si era capovolto lì davanti un peschereccio ed erano morte 300 persone, e andando lì fui portato nell'hangar brutto e freddo dell'aeroporto di Lampedusa, dentro il quale vidi 300 sacchi, avete presente i sacchi? Dentro ciascun sacco c'era il corpo morto, senza vita, di un uomo o di una donna, e dentro uno di questi sacchi, per la verità ce n'erano due perché c'era un bambino abbracciato al corpo di sua mamma. 300 sacchi per terra con 300 morti. Io non pensavo nella vita che avrei mai visto una cosa di questo genere, 300 morti per terra tutti insieme, lì in fila, dentro un sacco, ciascuno dentro un sacco. Quella non era più nella mia Lampedusa, ma non era più neanche terra europea, era diventato un qualcosa di insopportabile. E in quel momento giurai a me stesso che avrei fatto di tutto, ma proprio di tutto, nel mio piccolo, per evitare che quella scena lì qualcun altro oltre me la potesse rivedere un giorno. E da quel momento in poi mi sono battuto per salvare vite umane. Allora la cosa che io dico, e lo ripeto ancora oggi che i flussi stanno riprendendo dalla rotta del Mediterraneo centrale, è questo: alla mia coscienza di uomo, oltre che di cristiano, e alla mia coscienza di ministro dell'interno di un grande paese, libero, democratico, sovrano, repubblicano e soprattutto colto e antico come quello italiano, si può chiedere di andare in Europa come ho fatto e battermi per affermare che quella sia proclamata come frontiera europea, perché quelli lì volevano entrare in Europa e mica in Italia. Di andare in Europa e battermi perché i profughi siano redistribuiti nei 28 paesi dell'Unione e non restino in Italia. Andare in Europa e battermi per ottenere che i soldi per organizzare le missioni lì non siano spese solo dall'Italia, ma siano spese da tutta l'Europa. Ma una cosa, io lo lasci morire. Noi prima salviamo le persone. Noi prima salviamo le persone. E poi una volta che abbiamo salvato le persone, chiediamo loro se siano loro profughi che scappano da guerra o da persecuzioni, allora le ridistribuiamo in tutta Europa, oppure se si tratta di migranti irregolari, allora le dobbiamo rimandare a casa, perché con tutta la bontà del mondo, noi come continente europeo e come Italia non possiamo accogliere proprio tutti. Possiamo accogliere solo quelli che scappano da guerre o che scappano da persecuzioni. La storia mi ha dato questa occasione, le circostanze mi hanno dato queste occasioni, cioè di essere il ministro dell'interno di un grande paese del mondo, e questo per me è un privilegio enorme, ma è anche la responsabilità di esserlo al tempo della più grande insidia alla pace e alla sicurezza nel mondo,
e di esserlo al tempo del più grande flusso dei profughi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Mi è capitato questo periodo, mi è capitato quel privilegio, ma mi è capitata anche questa responsabilità, così come ciascuno di voi svolge il proprio mestiere, dal direttore generale della Camera di Commercio, a Mirko, al rettore, all'avvocato Galassi, a Jacopo Frattini. Ciascuno svolge la propria funzione oggi in un momento particolare della storia del mondo. E allora io mi sento di dire a tutti voi e anche a me stesso che è vero quello che diceva l'avvocato Galassi: ciascun momento della storia ha avuto la propria insidia in materia di sicurezza. E noi siamo un grande paese che ha sconfitto il terrorismo e ha saputo anche mettere in ginocchio la criminalità organizzata, la mafia, che non sono sconfitte ma sono in ginocchio. Però io mi sento anche di aggiungere una responsabilità della nostra generazione, di quelli che oggi sono sotto questo cielo. E cioè, io sono nato nel 1970 e ho conosciuto la pace e la libertà. Mio papà è nato nel 1936 e quindi da ragazzo ha fatto 80 anni l'altro giorno, a febbraio, e da ragazzino, da bambino, ha conosciuto la Seconda Guerra Mondiale. Il padre di mio padre ha conosciuto le guerre mondiali. Il padre del padre di mio padre, cioè il padre di mio nonno, ha conosciuto le guerre, i moti rivoluzionari, e così risalendo. Tutti hanno conosciuto le guerre. La nostra generazione, quelli che siamo qui, abbiamo conosciuto solo la pace e la libertà e il benessere. Eppure, per avere questa pace, per avere questa libertà, noi non abbiamo fatto nulla. Qualcuno ce l'ha regalata. Io non ho nessun merito per essere vissuto in pace, per essere vissuto da quando l'Europa ha cominciato a esistere, per aver avuto la libertà. E la libertà è come l'aria, ti accorgi che non ce l'hai quando ti manca, perché normalmente, e tu non sai neanche, non avverti neanche di avere l'aria, di respirare. La libertà è uguale, io non ho nessun merito, me l'ha regalata una generazione di chi è morto per regalarla, di chi ha combattuto le guerre, e ancora oggi molti sbarchi ci dimostrano che c'è gente che per conquistare la libertà è disponibile a rischiare la vita e a morire. Bene, noi questa libertà, tutti noi, l'abbiamo avuto regalata, e penso che il compito della nostra generazione sia difendere questo regalo, sapendo che noi non ce lo siamo gustato forse fino in fondo, perché non ce lo siamo conquistato e ce lo hanno regalato, e che il nostro compito è quello di difendere con le unghie e con i denti, con tutta la forza che abbiamo in corpo e con il cuore pieno di questa consapevolezza, una libertà che è la cosa più bella del mondo, solo sapendo che qualcuno te l'ha data e che tu devi difenderla sempre e ogni giorno, anche difendendo il nostro stile di vita. Vi ringrazio. Grazie al Ministro dell'Interno per la sua ricostruzione chiara, netta e autentica, ma parallelamente vado a ringraziare anche il rettore dell'Università di Urbino, magnifico rettore Vilberto Stocchi, il vicepresidente della Camera di Commercio di Pesaro Robino Migliorotti, il consigliere regionale Mirko Paglioni, l'amministratore delegato di Fiorenti Group Alberto Galassi. Però consentitemi anche di ringraziare quelle persone che hanno lavorato dietro le quinte per far sì che questo convegno potesse svolgersi nel migliore dei modi. Quindi ringrazio Caterina Pierangeli, Mario Pellunghini e Camilla Mazzoli. Praticamente sono quelle persone, quei pazzi che vanno dopo cena a organizzare e mettere insieme i pezzi per poter far sì che approfondimenti di questo tipo possano servire alla collettività, ma soprattutto possono essere spunto di riflessione, ma soprattutto di chiarezza. Grazie a tutti voi, buona serata.